manifestazione li prenderà la sprovvista, perché non sanno cosa gli sta arrivando addosso, non sanno nulla. Vi dico questo, Bertinotti, la prima volta che ho visto un portatile, è rimasto lì, non riusciva ad aprirlo. E mi ha detto, non ce n'è nemmeno senza coperti. Gardi, che è una persona che non è uno strascurato, ma è intelligente, no, non si può dire che sia stupido. Bene, l'ho chiamato una volta perché lui su un giornale aveva detto che era contro il posteggio in centro a Milano per le macchine. Ho detto, cazzo, ha detto una cosa nella sua vita, una che condivido. L'ho chiamato, vorresti mica scrivere 30 righe di questa cosa sul blog? Ma dico sì, sono in macchina, allora fermati che ti do la mia email, ve lo giuro, è successo così. Lui si è fermato, gli ho dato la mia email e dicevo Beppe, e sentivo di là il telefono, Beppe, chiocciola, e sentivo chio, oh, la, e due chio, e quindi chiocciola.